Noi abbiamo cercato di creare un intreccio che potesse raccontare sia una pagina di storia con la S maiuscola, quindi la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'inizio degli anni 50, quindi l'inizio del boom, e intrecciandolo ad una storia drammatica come quella dell'Andrea Doria, che però aveva anche tanti riflessi di costume, di vita sociale, di aspirazioni e via dicendo. Eugenio Giannini, che all'epoca era terzo ufficiale, è non solo una persona straordinaria con un percorso incredibile e con una capacità fabulatoria nonostante l'età, nonostante la sua voce sia sottile durante tutto il racconto della serie, e Miles Stoller invece è l'altro testimone, ed è un musicista che ai più magari non dice molto. Era un giovane passeggero di seconda classe dell'Andrea Doria, era praticamente nessuno, si salva anche in modo abbastanza fortuito, arriva al molo, a un molo newyorkese dove lo aspettano degli amici discografici, gli dicono che un suo pezzo è stato appena preso ed è entrato, è diventata la hit del momento negli Stati Uniti. Lui ancora non sapeva niente, non c'erano i cellulari, eccetera. E quel pezzo lo cantava un ragazzino che fino allora era praticamente sconosciuto, si chiama Elvis Presley. L'Andrea Doria portava il meglio del Made in Italy, del design, eccetera. Era veramente una specie di grande ponte, di grande vetrina. Quindi quando va a fondo è veramente qualcosa che tutti ricordano con amarezza. Un podcast su Andrea Doria, e io ho detto sì, va bene, ci sono, aspetta che ti spiego, ci sono. Perché? Che cosa ti sveglia? Cosa c'è nel tuo? Beh, perché è una storia che a me è stata raccontata, proprio perché l'Andrea Doria era così importante che lo è stato anche dopo e anche per quelli che non l'hanno visto. Mio nonno faceva il cavallo in porto, mio zio faceva il cavallo in porto, per cui il porto era in casa e i racconti del porto erano anche i racconti del territorio. Persone che erano a bordo sono forse la cosa che io ho preferito. Quella che in assoluto mi ha colpito di più è la storia del commentatore americano che raccontava di salvataggio J.P. Morgan, sapendo che lì a bordo c'erano la moglie e la figlia. Deve essere un grande ascoltatore di radio, per cui queste storie raccontate, queste voci che ti accompagnano durante la giornata, per me sono fondamentali, forse perché sono solo, penso. Però è una cosa che mi piace con un cane, sì. Per cui a me piace molto, e infatti mi piace far parte del mondo dei podcast.